di rifare un po' il punto su questo tema, probabilmente anche di ridare una cornice di impostazione politica con quelle delle scelte fatte, anche perché qualcuna di queste risale forse a diversi anni fa, in contesti anche sicuramente evitati rispetto a quelli in cui ci troviamo ad agire. E mi immagino che questo avrà ricadute anche su come si dovrà comportare il nostro comune, fermo restando che il tema, diciamo, che affrontiamo stasera vada esteso a 360 gradi, una discussione altrettanto centrale per istituire servizi per i nostri cittadini, ma non strettamente collegata alla decisione di stasera, e che è quella dei servizi pubblici e rilevanti industriali. Impatta qui perché la scelta di questo territorio si è quella di costruire i servizi, gli strumenti, la strategia con cui andare a discutere di quelle materie, ma proprio perché quelle materie sono sotto una rete di miglioramento grossolta di revisione, sia da un punto di vista del governo nazionale, che ci mette le mani, sia da un punto di vista del governo regionale, che detta alcune linee di indirizzo in maniera più stringente di quanto l'avesse fatto nelle passate legislature, credo sarebbe utile trovare un momento di riflessione condivisa e di maggiore strategicità delle nostre scelte, però per il momento approviamo i criteri con cui abbiamo proceduto a costruire la legge. Grazie. Grazie Presidente. Beh, devo dire che la ricognizione che è passata attraverso questa delibera è più che altro una ricognizione che la vedo un po' più debole nei contenuti, perché a prescindere si faccia un sacco di discorsi per gli oggetti sociali delle aziende, come sapete alcuni servizi, la OMI, che controlla le aziende di scopo, che furono fondati anni fa con lo scopo di dare servizi pubblici al cittadino, attraverso la controllata con i servizi holding, questo Consiglio Comunale non ha notizie su quali sono le strategie che controllano le aziende partecipanti. Quindi a suo tempo, se ricorderete, se ricordano i consiglieri e i commissari della Commissione 1 che fu presieduta 5 anni fa, c'era la promessa da parte del Presidente, siccome i rapporti di forza sono mutati in molti momenti, in quanto il pubblico servizi ha rapporti diretti con i soci e quindi i comuni, e questo comune è il comune più importante, il capitale sociale, ad oggi non si è capito ancora come sono gli andamenti reali di questa azienda, a prescindere che ci siano oggi degli utili che non vedo neanche distribuiti e neanche annunciati, perché c'era anche una promessa che quest'anno ci doveva essere i dividendi dell'utile prodotto da pubblici servizi. Quindi un beneficio per il comune, perché finalmente avrebbe visto qualche euro, però su questo è andato a finire in tutti gli anni della burocrazia. Quindi un'azienda, una holding che funziona da holding, deve preparare un report al sindaco, alla giunta e al consiglio comunale per conoscenza. C'era stata fatta questa promessa non è stata fatta, perché è così che si fa, è così che si misura l'azienda in un'azienda, no? No, riportando quattro righe di roba e poi ci venite qui a parlare dell'oggetto sociale, ma noi gli oggetti sociali già li conoscevamo, ma non conosciamo né strategie né risultati veri economici a dettaglio. È troppo poco. Fossero stati più chiari, perché il principio dell'economia, lo pubblico servizi, così come è stato il nuovo presidente, che veramente credo abbia fatto un lavoro di ristrutturazione della holding, così come nel suo funzionamento, e siccome il sindaco e i sindaci si rapportano alla holding, perché la holding di fatto controlla tutte le politiche e le strategie dell'azienda che stanno sotto, noi oggi non abbiamo niente in mano, perché un bilancio consolidato non c'è stato mandato. Io so e vedo e so che ci sono delle aziende che dentro producono perdite, e con il sistema holding vengono in qualche maniera bilanciate tra perdite utili delle aziende che fanno parte. Questo è troppo poco, cioè nel senso questa grossa concentrazione non permette più al Consiglio Comunale di sapere le cose come stanno. Cioè o noi si insiste al bilancio sopra, però mi sembra troppo poco. Ecco, questo credo che non sia dignitoso per un Consiglio Comunale che vuole sapere le cose come stanno. A prescindere che ci siano gli utili, però non si sa se ci sono distribuzioni, non si sa niente. Dove sono tutti questi benefici? Questo è il punto di domanda.
Poi ricordatevi che ora ci sarà un cambiamento notevole, perché se i comuni, i quanti imprenditori che sono sul mercato in monopolio, con la liberalizzazione dei mercati che ci impone la Unione Europea, ci sta che tutto quello che è stato fatto si potrebbe sciogliere o venne dal sole. Ecco, questo è l'interrogativo. Questo è l'interrogativo che ci dobbiamo porre. Tutto quello che è stato fatto avrà ancora senso? Questa è la domanda che ci si deve porre. Capisco la maggioranza che vota a favore, certamente, cosa deve fare? Ne perde atto. Ma io mi sono posto questa domanda. Tutte queste aziende, Acea, Iris, quell'altra di Bologna, ma con la nuova normativa, e bisognerà liberalizzare il mercato. Non è che poi alla fine veramente si è fatto un grande patatracchio? Lo si sapeva che la Comunità Europea ci imponeva la liberalizzazione dei mercati. Oppure i comuni possono fare gli imprenditori con soldi pubblici? Punto. E questa è la domanda da farsi. Ripeto, su questa, diciamo, ricognizione, ripeto, molto debole, poi ci sono pochi dati, solamente su questo noi il gruppo voteremo contro, perché è troppo poco che ci fornite, troppo poco. Probabilmente non sarà tutta colpa vostra, per l'amor di Dio, questo no. Però anche se si volesse venire incontro e riconoscere il merito della privatizzazione pubblica, che tutto sommato per ora grossi danni vanno fatti, però così è troppo poco, e credo per noi consiglieri sia un atteggiamento irrispettoso, perché si continua a produrre fogli e discorsi, ma di dati di vedo poco. Troppo poi per poter avere anche un voto diverso da quello che potrebbe essere oggi. Tutto qui, grazie. Grazie consigliere. Scusatori, quanti sono votati? Abbiamo appreso che è verosimile che la farmacia comunale abbia comunque
importante per l'anno in corso, è evidente che se c'è un utile importante e questo utile si realizza in parte anche sulle spalle di chi ci lavora, il nostro giudizio può che sia contrario. Ma troverei corretto che fosse contrario il giudizio di tutta il centro-sinistra, non solo della sinistra rappresentata in questo consiglio comunale. Perché se è vero come è vero che si realizza un utile oltre 100.000 euro e contemporaneamente si ha una condizione in cui, lo ricordo, ci sono dei lavoratori che lavorano di uno a fianco dell'altro, degli altri, con una situazione di disparità contrattuale, perché a parità di anzianità, perché questo è stato divulgato da molti anche nella discussione che facevamo, alcuni lavoratori prendono 5.000 euro in meno rispetto agli altri, semplicemente perché non hanno goduto del beneficio della monetizzazione della trasformazione del contratto degli enti locali nel contratto delle farmacie. E questo evidentemente è per noi inaccettabile. È inaccettabile, lo era quando la farmacia era in vendita, lo è tanto più a maggior ragione oggi la farmacia ha un ampio e cospicuo utile e ci pare, come dire, inopportuno che questo utile sia creato anche in parte sulle spalle di chi lavora. Perché si realizza una cosa che noi diciamo da anni e che è palese, che quando un servizio viene messo fuori e viene gestito in forma privatistica, poi evidentemente la ricerca dell'utile porta a far sì che si risparmia e si crea appunto utile e profitto anche sulle spalle di chi lavora. Questo, come dire, è palissiano ed è un esempio di quello che sta accadendo nella nostra farmacia. Una realtà con utili, una realtà dove appunto i lavoratori guadagnano meno rispetto a quando erano diretti dipendenti dell'amministrazione comunale, o almeno guadagnano la stessa cifra presumibilmente, però con meno diritti, e quindi evidentemente hanno un trattamento decisamente peggiore. Per cui, per quanto ci riguarda, la proposta è che l'amministrazione si faccia carico, alla luce anche di questi utili, dell'idea di provare a integrare la situazione contrattuale per questi lavoratori, perché è evidente che quest'utile ha, come dire, anche immagino una spendibilità sociale, cioè io sono ben lieto che ci sono utili da parte della farmacia che possa essere reinvestito in un settore sociale, per erogare magari la distribuzione dei farmaci per conto dell'ASL, immagino sia un servizio che costa all'amministrazione, almeno così mi ricordo lo era, fin tanto che noi facevamo parte di una maggioranza, quindi non era la discussione sulle farmacie. Ma non solo per questo, cioè non solo per erogare servizi, perché appunto è per noi inaccettabile una parte di questo utile sia fatto sulle spalle del lavoro. Per cui da un lato distribuire gli utili affinché si possa garantire ulteriori servizi sociali, ampliare la gamma di servizi sociali tanto il braccio operativo della farmacia comunale, ma dall'altro anche evidentemente intervenire sulla situazione che questi lavoratori percepiscono, lo rivolgo a tutto il Consiglio Comunale, 5.000 euro in meno a parità di lavoro svolto. Grazie. Grazie consigliere, lo facciamo per te. Io volevo brevemente fare un intervento perché so e ho notizie che questa farmacia otterrà un buon risultato. Questo non è come concettualmente esatto, perché l'azienda è in economia e quindi quando produce utili poi sarà comunque il socio di maggioranza a decidere come destinarli. O riporterà gli altri fondi o potrebbe investire nel sociale e quindi sostenere anche la famiglia, la natalità. Ci sono tanti sistemi di sostegno, non può far vergogna quando un'azienda fa bene. Sapete, io ho criticato tante volte come ci siamo arrivati, giustamente, però devo dire che il Consiglio di amministrazione passato ha ben operato e quindi i risultati si vedono. La scelta strategica, anche io l'avevo criticata, però giustamente tutto è nato all'interno del centro commerciale e il flusso ha visita c'è e quindi la farmacia lavora e produce anche dei buoni risultati, perché devo dire che personalmente ho fatto un test fatto un check su come viene gestito il cliente, devo dire che le persone che lavorano vedo siano soddisfatte e anche sorridono al gettato dentro, vuol dire che sono anche contenti. E quindi questo è un fatto positivo nell'andamento dell'attività. C'erano dei problemi sul lavoro e credo che sia il miglioramento, quindi tutto questo va a favore del cittadino. Io, siccome sono per l'economia, sono per le aziende, ma le aziende vanno bene,
non si può dare critica, quindi dare una lode a chi li gestisce, a chi fa, a quelli che siedono nel consiglio di amministrazione.